Dentro a questo pacco c'è una collezione di carte Pokémon da oltre 200 euro. Quello che però non vi ho detto è che questo è stato un acquisto che ho fatto circa 4 mesi fa su Vinted e per tutto questo tempo è stato completamente perso. Il tracciamento non ha mai dato nulla, nonostante il pacco fosse segnato come consegnato. E dopo tutta l'estate ad aspettare, dandolo ormai per smarrito o addirittura rubato, beh, eccolo qui, sano e salvo. Il pacco infatti non sembra essere manomesso in alcun modo e quindi ora dobbiamo andare ad aprirlo per scoprire se da questo acquisto ci ho guadagnato oppure ci ho perso. Anche perché in 4 mesi di tempo i prezzi delle carte, lo sappiamo, possono oscillare molto in positivo ma anche molto in negativo. Ovviamente prima di cominciare ti ricordo che questo video è sponsorizzato da Fantasia Store e se usi il link in descrizione più il codice WISH5 al checkout ti porti a casa tutti i tuoi acquisti Pokémon, ma non solo, con il 5% di sconto. I preordini per Scintille Folgoranti sono ancora attivi e questo vale anche per tutte le nuove uscite di ottobre e anche novembre. Ok dai, cerchiamo di capire come aprire questa cosa qua e tra l'altro appunto, guardate, questo pacco è stato spedito il 24 del 5 del 2024 e l'unica cosa brutta che posso notare prima di aprire è che in realtà da questo lato sembra che abbia preso una piccola botta. Ma vabbè, andiamo ad aprire il tutto. Bene, e la prima cosa che posso notare è che l'imballaggio è davvero ottimo. E ora bisogna anche capire cosa c'è dentro a questo mattone, perché ricordo qualche carta gradata e qualche carta singola, ma... sì, non proprio tutti i dettagli. E infine sì, ricordavo bene, qui abbiamo... tanto materiale da andare a controllare. E partiamo allora con l'analisi di tutto questo ben di Dio con intanto il Confi pre-release di Origine Perduta ancora sigillata con il suo mini deck. E qui invece già partiamo benissimo con questo Charizard olografico in lingua inglese del set, dovrebbe essere Platino Arceus, condizioni buone, direi sicuramente good, forse addirittura excellent. Poi abbiamo un Clamperl reverse del set Legend Maker e lo si nota proprio dallo stampino che vediamo qui in basso. Holon Circle reverse, Tentacool sempre Legend Maker, però in realtà questa è la leggenda di Mew in italiano. Bell'artwork davvero. Un Sileo sempre Legend Maker, difficile da trovare queste qui sono davvero molto complesse da trovare in buone condizioni. Charizard olografico, adesso andiamo su Detective Pikachu, anche qua mi auguro un Nearbint, sì assolutamente. Un bellissimo Charizard reverse, il pattern era bellissimo, quello di Sole e Luna. Questo arrivava in gioco di squadra, bello assai. Un altro Charmander olografico di Detective Pikachu. E qui andiamo invece tanto indietro nel tempo, abbiamo un Butterfree Neo Discovery. Beh, immagino sia excellent, ci fidiamo di cosa c'è scritto sulla bustina. Kogas Tangela prima edizione, wow. Sabrina Sporigon, questo invece non è prima edizione. Condizioni... dai, buone. Questa mi sa che è un'energia fuoco fuori serie di Zenith Regale, non valgono sicuramente molto. Oh mio Dio, cosa c'è dietro? Ok, abbiamo un Duraludon VMAX intanto di evoluzioni eteree, mi auguro sì, Nearmint assolutamente, ma questo... oh mio Dio, ragazzi! Allora, sicuramente... questo Altaria, sfortunatamente lo vedete, è un po' piegato, se no già questo varrebbe gran parte dei 200 euro che ho speso, però cavolo, gli Altaria mi piacciono tantissimo e le ex è difficilissimo trovarne qualcuna in buone condizioni ancora in mezzo a questi lottini, bella. E abbiamo anche un Cacturn EX, questo non sembra piegato. Questo non sembra assolutamente piegato. Mamma mia! Cavolo, questa è tenuta veramente bene. Wow! Oltre a quelle c'era anche una bustina di Ruler of the Black Flame, ma ora dobbiamo andare a vedere tutto il malloppo in top loader. Ehi, fermi un secondo. La mia per adesso è solo una sensazione, ma può essere che vi siate dimenticati di mettere like qui sotto? Dai, fatelo che adesso ricominciamo subito. Qua abbiamo un Houndoom Neo Discovery olografico e sembra, sul serio, in buonissime condizioni. Wow, meraviglia davvero. Poi abbiamo qualcosina anche un po' di... molto più nuovo direi, Zenith Regale Laburno. Bell'artwork, senza dubbio. Poi abbiamo una Fabia Trainer Gallery... pochissimo da dire su queste, un Garchomp full art di lucentezza siderale,
qua mi immagino che tutte queste carte nuove siano Near Mint. Sì, dai, lo diamo per scontato, lo diamo per scontato. Boltund, porca miseria, a queste Hyper che non mi piacevano assolutamente. Comunque abbiamo un Boltund VMAX Hyper di colpo fusione. Guardate che bello questo. Mamma mia Zenith Regale, mamma mia Zenith Regale. Ecco, una cosa molto interessante, 4 mesi fa Zenith Regale era molto più semplice da trovare. Ora invece tutte queste cartine stanno salendo di valore, eh? Luminion V, artwork fenomenale. Poi abbiamo, occhio che queste qua escono quasi tutte dai top loader. Abbiamo un Honchkrow, questo è un alternate art di quelle che ci si dimentica, ma effettivamente era dentro ad Astri Lucenti, una di quelle che non volevi trovare sinceramente. Poi abbiamo un'altra alternate art, sì, qua ci sono le alternate art un po' così così, Skuntank, questa invece era di Tempesta Argentata, comunque sì dai, sono tutte in condizioni molto 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 buone. E ora abbiamo di nuovo una full art di... Questo è assolutamente evoluzione etere, ovviamente, e un Flareon V. Ecco, invece se questa carta fosse stata in italiano sarebbe stata una cosa incredibile. 4 mesi fa sicuramente non erano ancora sparite tutte dal mercato e beh, ora se andate a vederla in italiano costa tantissimo. In inglese non penso costi molto, però... Beh, comunque è bellissimo questo Galarian Slowking. Catlina Full Art si va ancora indietro nel tempo. Questo è Regno Glaciale. Oh yes, e tutte le Full Art di Regno Glaciale costano uno sproposito. Non ho neanche guardato. Sì, è anche in italiano questa, eh. Ottimo, ottimo. Galarian Moltres invece. Questo ritorniamo invece in Astri Lucenti. In inglese, ma comunque è una gold e non è anche una di quelle gold bruttine. E i Charizard non ci fanno mai schifo. Oh, cavolo, mi ero portato via anche un'altra carta. I Charizard non ci fanno sicuramente schifo. Questo però non è poi così tanto raro in giapponese perché era si trovava dentro a un deck venduto a relativamente poco. Poi abbiamo i Lugia I, il Lugia Viastro e forse dietro abbiamo altro? Sì, abbiamo altro, abbiamo anche un Charizard GX sempre... Vabbè, questo veniva fuori nel contesto sempre di Detective Pikachu, non è proprio del set perché in realtà è una carta promozionale. Oh mio Dio! E questo UPA promozionale? Artwork pazzesca, una promozionale che non è mai uscita in Italia e forse non è tanto per UPA, però guardate un po', qua abbiamo un Pikachu con un Mega Latios, qui c'è un Mega Rayquaza Shiny, questa carta è una bomba e dovrei già avercela, però credo di avercela in condizioni abbastanza disastrose, quindi se questa fosse Near Mint... Però, allora, oddio, oddio, oddio. No, 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 forse è un problema solo della sleeve. Mamma mia. Signora carta. Signora carta davvero. E dietro avevamo anche cos'altro? Beh, questi assolutamente sono sempre belli da trovare. Un'altra Trainer Gallery con Zapdos di Galar. Mamma mia, ragazzi. Che lottino. E non è ancora finita perché si continua. Abbiamo un Blaine's Moltres olografico. Condizioni Però condizioni davvero forti. E ancora le EX. Ancora le EX con un Kingdra EX del set Ex Drago in inglese. Condizioni Mamma mia. Incredibile. Super condizioni, devo dire. E non abbiamo ancora finito, perché abbiamo un Flareon olografico di Delta Specie. Ecco, questa olografia è molto interessante. Quando sono uscite le Delta Specie, avevano sperimentato con questa olografia che si vedeva e non vedeva. Alle volte poteva sembrare addirittura una reverse, però su alcuni Pokémon, come per esempio su questo Flareon, ci stava assai, secondo me. E, ahimè, abbiamo terminato con le carte in top loader e terminiamo però alla grande con questo Celebi di Neo Revelation. Anche questa condizioni pazzesche. Questa forse non sembra, ma sì, è olografica. È assolutamente olografica ed è assolutamente in condizioni incredibili. Oh, e non pensiate che sia finito, perché qui abbiamo anche qualche carta gradata. Una è Grad...
4 invece sono in quella gradazione in sleeve di high grading. Io sfortunatamente me li sono già spoilerati, ma cerco di farveli vedere uno ad uno come tecnicamente si vedrebbe normalmente in un video del genere. Partiamo dal primo high grading in sleeve, è un tranquillo Corviknight Baby Shiny di Destino Splendente, quindi non Destino di Paldea, che ha un bellissimo voto pari a 9.5 Gem Mint. Ecco, questo invece è estremamente bello. Peccato che non ci sia anche la seconda metà, ma abbiamo una parte di un Rayquaza e Deoxys del set Senza Paura. Io questo set tra l'altro ce l'ho anche completo, ma dovrei vedere se questa è messa in una condizione migliore di quella che ho, che in caso la tiro fuori dalla sleeve e la metto in album. Comunque, la votazione di questa carta è un Mint 9. Poi abbiamo una Full Art Jolteon Evoluzione Terre italiana, qui andiamo molto molto veloci e abbiamo un Gem Mint 9.5. E terminiamo le high grading in sleeve con una tecnicamente alternate art, perché da noi questa carta di Sandaconda usciva in colpo fusione, mi pare, nello slot appunto delle alternate art. Questa invece era una carta giapponese promozionale, ma comunque sempre abbastanza carina, e la votazione è 9.5. E quest'altra è una carta gradata totalmente random, non so, veramente mi ero addirittura dimenticato che esistessero queste gold in Destino Sfuggente. Questa è Destino Sfuggente, quindi tanto tempo fa ormai. Mi sembra assurdo che sto dicendo tanto tempo fa di Destino Sfuggente, però effettivamente è così. Abbiamo un Tapu Fini GX Gold in inglese con una bellissima votazione. Porca miseria, si leggeva anche qua Gem Mint. Eh sì, è un 10 Gem Mint e me ne sono reso conto un po' troppo tardi. Ed eccoci tornati. Wow, io credo che sul serio questa sorta di smarrimento per 4 mesi abbia solo giovato al valore totale di tutto quello che abbiamo visto. Sia chiaro, ricordo bene che fosse un acquisto molto molto conveniente già tanto tempo fa, però riguardando adesso queste carte mi dà l'idea di averci guadagnato, beh, significativamente, no? Il video termina qui, ma fammi sapere nei commenti se dovrei riportare un po' di questi video dedicato solo agli acquisti di collezioni.